usa parole forti Gerry Scotti per raccontare il suo ricovero, i giorni trascorsi in ospedale dopo essersi scoperto positivo al coronavirus. È arrivato fino all'anticamera della terapia intensiva, una sala attigua, quella in cui si consuma il destino di quei pazienti che è necessario intubare nella speranza di salvare loro la vita. Io li vedevo tutti, vedevo 24 persone immobili, intubate come nei film di fantascienza. Pregavo per loro invece che pregare per me, racconta Scotti al Corriere pochi giorni dopo il ritorno a casa. Ho ricevuto una forma di affetto incredibile, innanzitutto dal pubblico. Io non sono molto social, ma le cose che ho postato sono letteralmente esplose. Quindi grazie di cuore davvero a tutti. Ho ricevuto una marea di amore che fa bene al corpo e all'anima. I negazionisti bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un'ora. Non c'è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che cambiano idea.